assicurata dalla volontà del popolo tedesco e dal genio militare del nostro Führer. Hai Hitler! Hai! Come sta, eh? Voglio sapere chi è stato! Vogliamo sapere chi è stato! Maresciallo! Vieni qui! Vieni qui! Che è successo? In centro domenica scorso in piazza! Sì. Qualcuno ha fatto un grosso rumore con la bocca! Ma no! Sì! Rumore con la bocca! Con la bocca! Ma chi adesso in questo paese si è messo a fare il rumore con la bocca? Non no, avete non capito, maresciallo! È stata fatta una pernacchia! Con la bocca? Io non ho sentito niente. Avete sentito qualche cosa voi altri? No, no, maresciallo, niente! Dite la verità, avete sentito qualche cosa? Ma giuro, maresciallo, niente! Porca miseria, voglio sapere! Ma non avete sentito niente, maresciallo! Nessuno ha sentito niente? Io l'ho sentito bene! Senza di storia che mi scappate, Bergen! Capito? Come faccio a capire il tedesco, signor tenente? Il tenente Ketro dice che se non si trova il colpevole metterà il paese a ferro e fuoco! Un momento, signor tenente, calma, abbia pazienza. Adesso apriremo un'inchiesta, faremo delle indagini. Ci sono qua io, sono maresciallo, e lo so che maresciallo sono. Dunque, bisognerebbe stabilire i connotati di queste pernacchie. Come si fa? Sa, ci sono delle pernacchie acute, roboante, lunghe, corte, medie. Sa, che ci sono anche le medie alle volte. Adesso vediamo un po'. Lei se... Basilio, vieni qua subito. Fai una pernacchia al tenente. Come mi permettete? Come si permette? Per stabilire i connotati della pernacchia, no? Come si fa? Se, vediamo un modello. Va, fai una pernacchia. Ma che sono? Sa come? Questo non osa, si vergogna, ha paura, ecco. Lo autorizzi, scusa. Autorizzo. Avanti, autorizzo. Su, fai la pernacchia. Sì. No. Per forza, ha ragione. Che è una pernacchia questa? Questa è una fedecchia. No. Più forte, su. Bisognerebbe... A che punto gliel'hanno fatta, scusi? Al centro delle scorse. Vorrebbe ripetere per loro così si crea l'atmosfera? Senz'altro. Dai. Assicurata del volontà del popolo tedesco e dal genio militare del nostro Führer. Dai. Così? No. Porca miseria, è una cosa difficile, sa. È una cosa difficile. Postino, vieni avanti. Fai una pernacchia al tenente. Ma io non so più. Non cominciamo a fare i sabotatori. Non sabotiamo. Per bacco, se non ne schiaffa qualcuno dentro. Va bene. Ecco, ripeto le parole, scusi. Al genio militare del nostro Führer. Così? No! Nemmeno così? Signor tenente, lo ricordo benissimo. La faccio io. Lei no! Senz'altro! Senz'altro, un momento, signor tenente, ascolti, guardi un po' se su poi ci assomiglia a questa. Signor tenente! Sì! Siamo a cavallo. Ecco così! Siamo a cavallo! Individuata la pernacchia, troveremo il colpevole. Basilio, siedi, scrivi, a verbale. Oggi, davanti a noi, maresciallo maggiore dei RRCC, si è presentato il tenente Kessler, il quale, di sua bocca, dichiara